Buongiorno professore, il professore Cagni adesso ci spiegherà come tutto il lavoro che c'è stato dietro, ovviamente brevemente, per arrivare a questo laboratorio che si è creato di regia, audio e musica. Brevemente? Ci sono almeno 2 o 3 mesi di lavoro fatto con i ragazzi, fatti con tanta buona volontà. Abbiamo creato la sala prove che è di là, non so se l'avete già inquadrata, abbiamo creato questa sala regia che ci fa anche da laboratorio per il montaggio audio-video con i computer che vedete di fronte a noi. E questa è la stazione, diciamo, principale, quella da cui possiamo prendere tutto il materiale che viene registrato in sala prove o eventualmente creare dei altri piccoli laboratori qua davanti. Tutto quello che vedete è opera nostra, dal materiale appiccicato alle pareti, alla moquette appiccicata per terra, ai cavi passati, all'impianto di rete e a quant'altro. Questo per poter permettere sia lavori di montaggio e di editing video, sia l'utilizzo di software professionali come Nuendo e Pro Tools per il montaggio audio, fino ad arrivare a un prodotto finito, commerciabile e anche dare una mano ai ragazzi che ci chiedono di produrre qualcosa per le loro esigenze. E i corsi di studio che ci sono per affrontare questo tipo di laboratorio? Beh, il laboratorio fa parte di un corso di studi che è didattico curricolare, quindi noi abbiamo inserito il corso per tecnico del suono all'interno della specializzazione in elettronica e il corso per linguaggi multimediali all'interno della specializzazione informatica. Questo perché per attinenza le materie che vengono studiate sono più legate a questo tipo di specializzazioni. È chiaro che poi ci sono dei punti di sovrapposizione e delle collaborazioni che bisogna creare tra i due corsi. E inoltre abbiamo pensato di inserire delle pillole di queste caratteristiche già al biennio. Per cui abbiamo delle sezioni in cui si cominciano a guardare gli aspetti, diciamo, principali del tecnico del suono, della fonia, del fonico come professione e per esempio anche gli aspetti della ripresa, dei problemi delle videocamere e quant'altro. Chiaramente sono concetti che vengono ripresi poi al triennio in maniera più dettagliata. Abbiamo anche una sezione che partecipa a questo progetto in maniera trasversale, che si occupa di grafica e quindi insomma c'è una collaborazione a 3 livelli per questo tipo di prodotti.